Ciao gente, questo è un video che ho registrato la settimana scorsa a Roma con due persone molto speciali che, se siete frequentatori assidui di questo canale, probabilmente già conoscete. Ma perché a Roma? Si dà il caso che io abbia organizzato questo raduno di persone che ho deciso di chiamare Lingotubers 2021. Persone fanatiche di lingue, poliglotti, linguisti, insomma, creatori di contenuti linguistici. È stata una bellissima settimana, molto creativa, abbiamo registrato un sacco di video che vedrete su questo e su tutti i canali delle altre persone. Direi di iniziare proprio da questo e poi ci sentiamo alla fine del video per due parole finali. Ciao a tutti, benvenuti a un altro video su Podcast Italiano e oggi sono con due ospiti fantastici. Il primo è Raf, che credo abbiate già visto qualche volta. Qualche volta, sì, può essere. Quindi ridici il tuo canale, come si chiama? Si chiama Paleogloss, se siete nerd forse vi interesserà. E poi abbiamo il mitico... Ciao, è il mio canale però non è per il nerd. No. Non ho fatto. Anche un canale in cui parlo in inglese, in altre lingue. Dunque, in Italia c'è questa nozione che viene... quest'idea che viene ripetuta da molte persone, che io sento spesso, che l'italiano è una lingua difficile e che sento a volte anche da alcuni stranieri che imparano l'italiano. Secondo voi l'italiano è una lingua difficile? Voi che avete imparato tante lingue? Allora, io ho due risposte. Ok. La prima sarebbe no, per niente, non è difficile. E la seconda sarebbe che la domanda non ha senso e quindi dipende da cosa vogliamo dire. Perché, per esempio, per un parlante nativo dell'inglese, rispetto ad altre lingue, perché ovviamente imparare una lingua è una cosa difficile, l'italiano è abbastanza facile, perché io, per esempio, ho studiato il giapponese, ho studiato un po' di greco, un po' di russo, il turco, ho studiato anche... Dei geni! A genius! No, ma... A genius! Semplicemente ho avuto il tempo e l'opportunità per studiare queste cose, ma... Ho potuto anche riconoscere la differenza tra Sulu e Knossa. Hai sentito Knossa? Ah, sì. Capire la differenza fra Sulu e Knossa. Ossa. Sì. Quindi sei un genio, bravo. È genius. È genius. Ma allora, per un parlante nativo dell'inglese, l'italiano è una delle lingue più facili da imparare e questo lo sappiamo perché hanno fatto una ricerca, un'organizzazione che adesso non esiste, ma si chiamava DFSI, Foreign Service Institute, e quindi hanno determinato che ci sono lingue tipo l'italiano, lo spagnolo, l'olandese, francese, norvegese, che sono più facili per un parlante dell'inglese. Poi c'è il tedesco, che è un po' più difficile. Il terzo livello sarebbe Swahili, Malay, slash Indonesian. Indonesiano. Okay. Poi il turco, il greco, il russo, quarto livello. E poi il quinto livello, giapponese, cinese, coreano, arabo. Ovviamente parliamo solamente di lingue importanti, nel senso parlate mondiale. Parlate da tante persone. Però questa ricerca vale per i parlanti dell'inglese? Sì. Dell'inglese, sì. Ma si può applicare anche a parlanti di altre lingue oppure no? Il concetto si può applicare. Luke, vuoi parlare? Il concetto si può applicare. Anche vale, ad esempio, nel militare. Perché ci sono le persone che per una parte del proprio lavoro fanno un esame perché parlano, non so, giapponese. E poi c'è un tipo bonus, come si chiama? Bonus. Un bonus, che cosa faccio? Bonus ogni mese perché hanno fatto questo esame, ma è molto più per, non so, per swahili, per arabo, è molto di meno per olandese. È utile per noi, però bisogna fare un tipo di questa ricerca per le varie lingue. Ad esempio, per un italiano, spagnolo sarebbe nel primo grado. Chiaro. Sì. Sarà anche più facile dell'inglese per un italiano, quindi
Sì. Quindi sì, comunque è una cosa molto variabile, cioè la difficoltà sì, è molto sì, molto variabile. Per un giapponese sì, immagino che l'italiano non sia così semplice. No, è molto difficile. Molto sì, difficile. Sì. E sì, anche quindi... l'inglese è molto difficile per un giapponese, quindi... perché sono lingue molto diverse. Chiaro. Quindi, uh-huh, sì, quindi possiamo dire innanzitutto dipende dalle lingue che sai già. Sì. Però a livello oggettivo, quindi se guardiamo le strutture della lingua, l'italiano non è così difficile nelle lingue mondiali, possiamo dire? Oppure no? Ma a dire la verità, non, anche questo non lo direi. Perché, allora, per esempio, l'islandese uh-huh, è una lingua con tantissima complessità morfologica. Okay. Quindi abbiamo i casi, abbiamo tre generi. Uh-huh. E quindi per un parlante dell'inglese è molto difficile l'islandese, uh-huh, anche se è un'altra lingua germanica. Uh-huh. L'islandese è molto più difficile per un parlante nativo dell'inglese rispetto all'italiano. Ma la ragione per questo è semplicemente il fatto che in inglese non abbiamo questa complessità morfologica. Complessità morfologica non vuol dire complessità in generale. Uh-huh. Questo è un concetto che abbiamo semplicemente perché... il latino ha molta complessità morfologica ed anche il greco antico, ma ciò che volevo dire è che se sei un parlante nativo invece dell'inglese, se parli faroese, la lingua credo, delle isole. Sì, esatto. Faroer. Allora sarà molto facile imparare l'islandese mm-hmm, perché anche molta complessità sì, morfologica in faroese. Mm-hmm. Ed è... sì, oppure sì, se sei russo imparare il polacco, no? Sì, certo. Sono lingue entrambe morfologicamente complesse, però non sarà così difficile. Anche il lessico. Sì, esatto. Anche il lessico, esatto. Sì. Ma non si può il concetto dire che... è che ci sono livelli, no? Sì. Quindi sì, per qualcuno che parla l'italiano ci sono lingue che saranno nel livello 1 o forse 0, no? Mm-hmm. Perché tipo... ci sono lingue come il catalano, lo certo, spagnolo, che sono così simili all'italiano che quasi si capisce senza uh-huh, aver mai studiato uh-huh, l'altra uh-huh, lingua. Però per quale motivo allora ci sono tanti parlanti magari dell'inglese che hanno problemi con l'italiano, che pensano che sia molto difficile? Perché imparare te? Una lingua è difficile. Forse mi sbaglio, ma non credo che ci sia nessuno che abbia imparato il giapponese e poi l'italiano e che pensa l'italiano è una lingua molto difficile. Semplicemente okay, per non... un anglofono. Sì, per un anglofono, dico. Sì, sì. Quindi secondo me non succede questo. Uh-huh. Sì. Ma imparare una lingua è difficile e basta. C'è anche questo fenomeno uh-huh, del fatto che ogni lingua che impari, tipo, si può abituarsi al processo uh-huh, di imparare una lingua. Uh-huh. Ci si può abituare? Ci si può abituare. E quindi per me ho studiato l'italiano prima delle altre lingue che ho studiato. Uh-huh, certo. E quindi è stato un po' più difficile per me l'italiano, non perché l'italiano è difficile. Non è stata la prima lingua. Sì, esatto. Sì. Quindi non sapevo come mm, si impara una lingua uh-huh, quando ho cominciato sì, con l'italiano. E come con il tedesco. Però è sempre una questione mm, dell'insegnamento. Mm. Insegnando quasi ogni settimana è greco antico, è il latino. E per me è ovvio che queste lingue che hanno queste strutture che si studiano, che sono per sé ovviamente complesse. Questa non è la lingua. Se leggiamo una cosa, abbiamo queste frasi e vogliamo capire il senso delle frasi. Questo è il capire. Questa è lingua, questa è la lingua. Può essere italiano, può essere latino, giapponese. Se impariamo una frase, una parola, ma in genere una frase, che vuol dire in contesto, se possiamo capire i comandi, gli imperativi, ad esempio, e partendo dagli imperativi impariamo come vivere nella lingua, come rispondere all'insegnante. Questo è comprehensible input. La complessità non importa. Io non ho bisogno di capire tutte le varie complesse strutture del greco antico uh-huh, per poter leggere molto, moltissimo di questi testi. Sì, anche chiaro, l'italiano. Chiaro, anche l'italiano sì, ha strutture più complesse come il congiuntivo, periodo sì, ipotetico. Sì. Però non è necessario partire subito imparando questi sì, aspetti più difficili. Ho sentito da molte persone che il giapponese non è difficile perché non c'è il genero e la coniugazione dei verbi è molto regolare uh-huh, e quindi deve essere una lingua molto facile da imparare rispetto all'italiano sì,
Però poi hai la scrittura, che è molto più difficile. Ma non direi neanche che la scrittura è la cosa più difficile. Uh-huh. Secondo me la cosa più difficile è semplicemente il fatto che ogni modo di dire qualcosa, di esprimere qualcosa, uh-huh, è completamente diverso in giapponese. Quindi do sempre questo esempio della frase "The pen is on the table", la penna è sul tavolo. Uh-huh. In italiano e in inglese è quasi uguale, no? La struttura, sì, della frase, semplicemente si deve imparare un po' di morfologia e vocabolario per esprimere questo concetto. Ma in giapponese si direbbe qualcosa tipo tsukue no ue ni pen ga aru. Allora, bravo. A genius. Tavolo di sopra a penna è. E quindi è completamente... Quindi il tuo cervello deve cambiare, sì, completamente, esatto, il modo completamente di pensare. Sì. Ogni frase che vuoi dire devi imparare quasi una nuova struttura. Mentre anche se, tipo, partendo dall'inglese, devo apprendere nuove strutture anche quando imparo una lingua come l'italiano, uh-huh, la maggior parte del tempo posso usare parole italiane con una struttura molto simile all'inglese, sì, e si capisce. Funziona abbastanza bene, sì. Ma quindi è vero che tante persone che parlano tante lingue dicono la stessa cosa, no? Come gli italiani che dicono: oh, l'italiano è difficilissimo, una delle lingue più difficili del mondo. L'avete sentito anche? Sì, certo, ma ci sono tanti italiani, certo, e ho, sì, sentito anche questo, ma però... Sì, ci sono giapponesi che dicono il giapponese è la lingua più difficile del mondo, anche se i coreani imparano il giapponese con molta facilità. Ci sono americani che dicono che l'inglese è la lingua più difficile del mondo perché ci sono così tante parole in inglese, semplicemente, sì, non ha senso. Oppure dicono l'ortografia, sì, è difficile. Perché le esperienze sono assai superficiali per la maggior parte delle persone riguardo alle lingue del mondo. Ad esempio, noi spesso leggiamo questi saggi di filologi che dicono varie cose del latino e sempre fanno paragone con tedesco, francese, italiano, forse l'italiano, spagnolo, tipo così. E penso che tutto il mondo linguistico, sì, è questi quasi tre o quattro lingue. Quindi c'è un certo eurocentrismo linguistico. Sì, occidentale anche. Esatto. E penso, sì, latino, greco, così difficile, mentre ovviamente il russo è molto, sì, più complesso rispetto all'altra, chiaro, struttura. Ci sono anche europei che pensano forse che le lingue asiatiche o semitiche sono lingue impossibili da, ecco, imparare. Io ho un po' questa sensazione. Però ma non è neanche vero, forse è sbagliato. Sì. Sì. Ci vuole più tempo, sì. Perché la difficoltà, secondo me, anche quando devi imparare una lingua, non è che il processo è più difficile, tipo, sì, è col più giapponese lungo. È più lungo. È semplicemente più lungo. È più lungo. Quindi, sì, è simile, ma più lungo. Esatto. Ok. Per riassumere, la domanda "l'italiano è difficile o no" non ha senso. Possiamo dire che dipende da tanti fattori. È sempre soggettivo, non possiamo dire perché... Mm-hmm. È sempre soggettivo. Infatti, sì, avendo studiato il giapponese, pensavo se vengono degli alieni extraterrestri, forse scelgono la lingua giapponese come lingua più facile da imparare. Perché, sì, la complessità grammaticale è diversa, ma non è difficile, non è come greco antico, russo. L'unica cosa che direi in termini di lingue che sono più difficili in generale o in senso assoluto. Sì. Ci sono lingue parlate da meno persone, uh-huh, in cui ci sono meno persone che imparano queste lingue, sì, che diventano più complesse in termini di cose tipo la complessità morfologica, per esempio. Sì. Quindi, per esempio, nei Caucasus. Nel Caucaso? Nel Caucaso ci sono lingue che sono molto molto complesse, uh-huh, in termini di fonologia, tipo che forse hanno 80 consonanti, certo, distinti. Wow. Ed ovviamente sarà difficile per una persona che non parla una di queste lingue imparare a pronunciare, sì, correttamente. Quindi le lingue parlate da poche persone generalmente sono più difficili. Sì, è più complesse. Più complesse. Esatto. Okay. Bene. Penso che sia stata una chiacchierata interessante, quindi smettete di dire che l'italiano è la lingua più difficile del mondo, per favore. Però è vero che imparare una lingua è un processo lungo, è diverso per ogni persona e può essere difficile. Sì.
ma si può fare. Grazie per la vostra partecipazione. Iscrivetevi ai loro canali. Oh, e non si vede. Scorro Marziano, anche Polimati. Ecco. Ma grazie a te, Davide. E alla prossima, e sono totalmente accecato dal sole. Ciao, ciao. Ciao. Spero che vi sia piaciuto questo primo video tratto da Lingotubers 2021 e andate a vedere anche gli altri due video che sono già stati caricati, che abbiamo registrato durante questo evento, uno sul canale di Luke in Latino e uno sul canale di Elissa, con la quale ho registrato tanti altri video che vedrete nelle prossime settimane. Nei prossimi mesi caricherò dunque un sacco di contenuti, li alternerò ai contenuti normali, quindi non vi ammorberò solo con video registrati a Roma la scorsa settimana, perché sennò diventa un po' ripetitivo. Detto ciò, ringrazio i membri del club che, hanno letteralmente reso possibile questo viaggio, perché se avessi un lavoro normale in azienda non potrei prendermi una settimana libera e andare in giro a non far niente, cioè a far video, questo è il mio lavoro, sì. E quindi grazie a tutti i membri del club che hanno accesso a un sacco di contenuti extra, podcast esclusivi, trascrizioni, dirette, un gruppo Telegram per il club, analisi musicali e tantissime altre cose, quindi grazie ai membri del club, un abbraccio e un saluto a tutti voi, ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima! Ciao ciao.